qua si lavora gomito a gomito. C'è sì differenza di colori. Tutti insieme abbiamo due colori soli che ci uniscono, il bianco, il rosso della nostra bandiera. Ma per noi sarà che abbiamo una bellissima sede qua nella Croce Rossa, per noi la Croce Rossa è stata sempre un punto di riferimento fisso. Siamo diventati veramente una grande famiglia tra i volontari e noi residenti di quel campo. La Croce Rossa la conoscevo soltanto per sentito dire, però devo dire che c'è un'organizzazione favolosa, nel vero senso della parola. La terza settimana che faccio? Sarebbero che andassimo a mangiare a casa loro, anche se non ce l'hanno. E vai fuori con un'esperienza molto grande. Perché se sei in sintonia con loro riesci a tirargli fuori i sorrisi, le frasi che ti divertono, che ti fanno ridere. E i bimbi più grandi che è un po' più complicato e quindi bisogna trovare la strada d'accesso. E quindi il primo giorno è stato un po' più complicato. Poi però ci siamo riusciti anche con loro a instaurare il rapporto. Parlare, di raccontare, di sfogarsi. Ora magari in maniera diversa dai primi momenti, i primi momenti erano soprattutto situazioni molto delicate, molto stressogene, con problemi di ansia, con problemi prettamente appunto derivanti dal vissuto tragico. Ora i problemi si sono un po' ridimensionati e ne sono venuti fuori di altre tipologie, tipo problemi di relazione con gli altri, di ritorno alla normalità e di gestione. L'attuale di Croce Rossa Italiana è quella di riaccompagnare le persone che hanno la possibilità di rientrare in casa perché le abitazioni sono agibili all'interno delle loro dimore e concentrare tutto il proprio sforzo all'interno di quei campi che invece sono destinati a durare fino a settembre-ottobre, termine entro il quale le abitazioni temporanee in legno o altre soluzioni dovrebbero essere concluse.